L'urlo di Tardelli, la gioia di Pertini, la rivalsa di una nazione. 40 anni fa l'Italia vinceva i mondiali di calcio in Spagna, battendo in finale la Germania. Sulla panchina di quella nazionale sedeva il friulano Enzo Bearzot, che dal 2010 riposa nel cimitero di Paderno d'Adda, paese di origine della moglie. Sabato l'amministrazione comunale ha voluto intitolare alla sua memoria il centro sportivo del paese, alla presenza anche della figlia Cinzia. Perché il suo vero nome era in realtà Luigia. E giustamente è stato detto qui alla fine che papà aveva scelto di essere seppellito qui e penso che lo abbia fatto un po' per l'attaccamento alla famiglia di mia mamma, che papà aveva lasciato la sua famiglia giovanissimo, no? E si era molto inserito in quella di mia mamma, e questo lo ricordo bene. Un po' perché forse gli ricordava anche il suo paese, insomma, mio papà era un uomo di campagna. Non è mai stato un animale metropolitano e a Milano non si è mai trovato particolarmente bene, insomma. Credo che quello che è rimasto impresso nell'immaginario di tutti noi che abbiamo dai 45 anni in su, diciamo, sia l'immagine di un abitante anomalo del mondo del calcio, anche del mondo del calcio di allora. Un uomo che con la sua figura asciutta e taciturna rimandava simbolicamente all'etica del lavoro quotidiano, dell'impegno silenzioso e tenace. In un mondo sportivo, soprattutto calcistico, che appariva andare da un'altra parte, verso altri modelli, verso altri stili di vita. Ed era in quel contesto che è quasi iconica si sta dando invece la figura di un friulano taciturno. Una targa che servirà a spronare tutti i giovani che frequentano il centro, attivo anche grazie all'impegno dei coniugi lecchesi Gianni Peverelli e Umbertino Ravasi, da più di 40 anni, allenatori della squadra di rotellistica del paese Brianzolo.